Ancora un'altra tragedia per le strade di Genova. Nella notte tra il 16 e il 17 maggio un uomo di 40 anni è, dopo essere stato colpito da un veicolo pesante. Il terribile incidente si è verificato all'inizio della mezzanotte. Sopraffatto mentre attraversava la strada, l'incidente fatale si è verificato nella notte a Genova. Nunes Palacios Emerson Felipe, un uomo di 40 anni, di origini peruviane, ha perso la vita. Il 40enne stava camminando a piedi quando è stato sopraffatto da un camion nel tratto di strada tra Ponte Guglielmetti e il rotondo Cargaponte. Fonte fotografica tutto cita nell'area di Ponte Guglielmetti, dove è stato consumato l'incidente fatale di Genova. I mezzi che hanno investito l'uomo è un camion per la raccolta della spazzatura dell'AMU, la compagnia municipale di Genova. Il salvataggio ebbe luogo sul posto a bordo di un'auto medica e di un'ambulanza. Il tentativo di far rivivere il 40enne, tuttavia, era inutile. Il gesto volontario non ha escluso l'autista del mezzo dell'AMU, era negativo durante il test dell'alcol a cui è stato sottoposto all'incidente. È un bambino di 38 anni che stava guidando il camion della spazzatura. Immediatamente dopo l'incidente, tratto di strada in questione è rimasto chiuso per consentire i sondaggi da parte della polizia locale, che ha raggiunto il punto in cui è stato investito 40 anni. Al momento, non ci sono dettagli sulla dinamica precisa del terribile incidente stradale. Secondo ciò che è emerso, tuttavia, i mezzi dell'AMU non sarebbero stati sequestrati. Il caso, pertanto, rimane nell'esame degli investigatori, che dovranno chiarire la questione. L'ipotesi che si trattava di un gesto volontario da parte del pedone non doveva essere escluso. Ancora un'altra sulle strade genoveri. Nunes Palacios Emerson Felipe è un'altra che viene contata in pochi giorni nel genovese. In effetti, solo 4 giorni prima, un uomo di 73 anni è, dopo essere stato investito all'inizio della settimana strada. Il 10 maggio, tuttavia, un camion ha investito alcuni pedoni a Genova. Una donna è morta nell'incidente in via Cornigliano e un uomo è rimasto ferito. Un uomo di 60 anni è stato poi ferito, riportando una frattura agli arti inferiori.